accompagniamo esultanti il Cristo nostro Re e Signore di giungere con Lui alla Gerusalemme del Cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba, non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, ed ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore. Gloria di Dio Padre. Chiese loro Pilato: ma allora, che farò di Gesù chiamato Cristo? Tutti risposero: sia crocifisso. Ed egli disse: ma che male ha fatto? Essi allora gridavano più forte: sia crocifisso. Pilato, visto che non otteneva nulla, anziché il tumulto aumentava, prese dall'acqua e si lavò le mani davanti alla folla, dicendo: non sono responsabile di questo sangue, pensateci voi. E tutto il popolo rispose: il sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Allora rimase in libertà per loro Barabba, e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo diridevano: salve, re dei giudei! Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti. Poi lo condussero via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua croce. Giunti al luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Al di sopra del suo capo posero il motivo scritto della sua condanna: costui è Gesù, il re dei giudei. Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: tu che distruggi il tempio e in 3 giorni lo ricostruisci, salva te stesso. Se tu sei figlio di Dio, discendi dalla croce. Per accompagnare, come sempre, i dirigenti, le maestranze e i loro familiari verso la Pasqua. Anch'io ormai mi sento parte della grande famiglia dell'Ast, specialmente dopo lo storico ed emblematico incontro con Papa Francesco, il
20 marzo, in occasione del 130° compleanno delle acciaierie. Vedere insieme a noi una moltitudine di terrani, e non solo, mossi dalle nostre stesse motivazioni. Ma l'ingegner Marco Pucci ha indicato anche il bulbo della speranza, l'avrebbe così definito il poeta Mario Luzi, sul quale costruire la primavera dell'Ast, cioè le parole del pontefice, ha detto, continueranno ad accompagnarci e ad illuminarci. Queste parole le abbiamo sentite e sono state pronunciate da Papa Francesco con grande forza persuasiva e accorata partecipazione ai problemi del mondo del lavoro. Il Papa ha insistito nel mettere in primo piano la dignità del lavoro come componente strutturale della dignità dell'uomo. Di fronte all'attuale sviluppo dell'economia e al travaglio che attraversa l'attività lavorativa, ha detto il Papa, occorre riaffermare che il lavoro è una realtà essenziale per la società, per le famiglie, per i singoli. Il lavoro infatti riguarda direttamente la persona, la sua vita, la sua libertà, la sua felicità. Da qui deriva che il lavoro non ha soltanto una finalità economica e di profitto, ma soprattutto la finalità che interessa l'uomo e la sua dignità. Se manca il lavoro, scusate se cito a lungo, ma è un discorso che non va dimenticato, questa dignità viene ferita se manca il lavoro. Tutto questo è la conseguenza di un sistema economico che non è più capace di creare lavoro, perché ha messo al centro un idolo che si chiama il denaro. Pertanto i diversi soggetti politici, sociali ed economici sono chiamati a favorire un'impostazione diversa basata sulla giustizia e sulla solidarietà. Una parola, ha detto il Papa, che sembra una parolaccia e rischia di essere esclusa dal dizionario. Che la Chiesa in sé la forza per riprendersi. È sempre stato così. Ha in sé i peccatori, se l'era già avuto Giuda che l'ha tradito. E quando io faccio l'esame di coscienza, dico tu sei uno dei successori degli apostoli, tu sarai mica un Giuda. Da quando Cristo, vero Dio, vero uomo, è entrato nella storia, il tempo è diventato una dimensione di Dio, dice San Tommaso. E quindi la fede è diventata un habitus, una costante disposizione dell'animo che permette l'innesto della vita eterna in noi mediante l'ascolto della parola di Dio e la celebrazione dei sacramenti, in particolare dell'Eucaristia. Ma nella prospettiva della fede emerge la centralità, dicevamo, della Pasqua. Siamo qui per questo, che con la Domenica delle Palme entra nella sua fase culminante. Il grembo pasquale, cuore della vita cristiana. Di conseguenza la Pasqua è il grande segno che interpella e pungola la nostra coscienza. Cristo che muore e risorge non può essere facilmente accantonato nei ripostigli della storia, perché Lui, mediante la risurrezione, rimane a noi, mediante l'Eucaristia, rimane in mezzo a noi fino alla fine dei secoli. Ecco perché celebriamo l'Eucaristia, perché ce l'ha detto Lui. Fate questo in memoria di me. Oggi, purtroppo, l'Occidente è in crisi, lo sappiamo, perché ha abbandonato questo pane di vita e va in cerca di un companatico inquinato che inietta nella società la concupiscenza della carne, dice Giovanni, la concupiscenza degli occhi
è la superbia della vita. Allora l'Italia è una grande nazione, rischia la decadenza per la miopia dello Stato, prigioniero di una partitocrazia egocentrica che ha affogato la cultura identitaria italiana nelle acque velenose della cultura libertaria, post-marxista e post-modernista. L'Italia porta nel suo DNA l'innesto romano-cristiano che ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo della civiltà in Europa e nel mondo. Per questo la messa domenicale, che è la Pasqua settimanale lungo i secoli, è divenuta componente strutturale del processo formativo dell'autocoscienza civile. Avevo detto che a giugno, insomma, forse finisce, quindi resta forse diranno anche che mi succede, non lo so, adesso vedremo. Però io a giugno, insomma, forse faccio le valigie, però mi dispiace un po' perché ho imparato a volervi bene davvero, proprio, perché siete gente, permettetelo di basta. Il bonus dell'intelligenza per individuare i fondamenti della realtà. Secondo, educare la conoscenza della verità per l'esercizio maturo della libertà, lo dice Giovanni, è la verità che vi fa liberi. Dare, ed è il terzo punto, dare un autentico sviluppo alla propria capacità di amare, per costruire la civiltà dell'amore, diceva Paolo VI. Lungo queste tre piste è possibile il recupero dell'esperienza personale, non come rottamazione in toto del passato, ma come sviluppo di una storia che continua in progressione diacronica, cioè lungo l'asse della storia, in senso verticale. Si tratta di fare tesoro delle cose vere, belle e buone realizzate in passato, per portarle oggi ad un ulteriore sviluppo per il bene di tutti. È in questo contesto che la capacità di ragionare, l'uso responsabile della propria libertà e il saper gestire la propria capacità di amare portano la persona alla piena maturità, rendendola capace di scelte definitive fino alla totale donazione di sé.